Ogni giorno gli scrivo che mi ama. Lui mi intima di lasciarlo in pace. Io gli rispondo, lo vedi che mi ami? Lui scrive, piuttosto che tornare da te, mi uccido. Questa è una chiara dichiarazione d'amore. Sei stata tu a dirmi che questa volta è veramente finita. Sì, funziona così, è il gioco delle parti. Io dico, stavolta è finita, tu devi dire no, vedrai che torna. Ma perché piangete tutte di notte? Tutte? Tutte? Sempre, dalle 3 alle 5 del mattino. Chi sono queste tutte? Che cazzo? Sta con una, guarda. Sto con una. Una brutta ricrescita, sta di merda. Se vuoi ti prendo appuntamento con lui, parrucchiere, è lo psichiatra di mia madre. In 5 anni di matrimonio nemmeno un orgasmo. Ma adesso tutte così, dicono tutte che non vengono più. A me mi piace ancora tanto. Piacerebbe anche a me. Si stanno per sposare. Ah sì? È già incinta? Beh, adesso io questo non so se... Oh! Claudia! Parliamo di attori italiani. Lo sapete quali sono i più conosciuti all'estero? Sono di più e più famosi di quello che pensate. Ad esempio c'è Lorenzo Richemi, che abbiamo visto esordire in Il pranzo della domenica, fino ad essere protagonista di Marco Polo, serie TV americana targata Netflix, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Poi c'è Caterina Morino, che ha partecipato a produzioni sia francesi che italiane, fino alla svolta nel 2006, quando è stata Bond Girl in Casino Royale. È molto richiesta anche dal mondo delle serie TV e ora debutterà anche in Deep. Poi c'è Giacomo Giagnotti, che è nato a Roma, si è trasferito in Canada molto presto, recitato nel film Race, Il colore della vittoria, e in serie TV come Beauty and the Beast e Rain, prima di vestire i panni del dottor Andrew De Luca in Grey's Anatomy. Marta Gastini, l'avete mai sentita nominare? Lei aveva solo 20 anni quando è arrivata a Hollywood per fare da comparsa nel film Il Rito, film con Anthony Hopkins. Solo un anno dopo entrava nel cast della serie TV I Borgia, una coproduzione internazionale di grande successo. E per finire vi cito Fortunato Cerlino, che dopo anni di carriera in Italia e ruoli importanti come quello di Pietro Savastano in Gomorra, è approdato nella terza stagione della serie TV Hannibal, riscontrando un discreto successo come ispettore Rinaldo Pazzi. Recentemente l'abbiamo visto anche nei I Medici e nel film Inferno di Ron Howard. Che ne pensate? Li conoscevate già, questi attori italiani esportati all'estero? Fatemi sapere e come sempre io vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per vedere tutti i video appena sono online. Ciao a tutti!